Ciao a tutti ragazzi, mi raccomando, continuiamo con la iscrizione al canale che sono gratis. Iscrivetevi gratis al canale. Un semplicissimo ed innocuo clic su iscriviti ed attiviamo la campanellina. Boom! A quello che parla di Lion e Rocky. Gli ho sentito dire Lion e Rocky a quello lì. Quell'altro lì che non sa fare una O con un bicchiere che parla di Lion Rock. Che Lion Rock ha smesso di investire nel 2021, ma è uscito nel 2024, quando Oaktree, o Oaktree come la chiama quell'altro, Oaktree ha escusso il pegno, quindi sono usciti a maggio 2024 quelli di Lion Rock. Disinvestire vuol dire una cosa, uscire vuol dire un'altra, ma voi dovreste tornare alle elementari. Detto questo, attenzione perché notizia scontata e clamorosa, e mi permetto di dire con tutto rispetto: io parlai con il responsabile di identità di Fondazione Identità Bianconera. Gli dissi: guardate, farete un buco nell'acqua a un esposto perché noi, non grazie a me, soprattutto grazie ai ragazzi, gli dissi: noi abbiamo la documentazione per certificare, per dire che tutti i conti sono in regola. Infatti, come ha detto Effenberg l'altro giorno a me in privato, abbiamo già spiegato Lion Rock, abbiamo spiegato i bilanci di Grand Tower, abbiamo spiegato le norme del Lussemburgo, abbiamo spiegato tutto, ma con documentazione che ci è costata anche dei soldi, perché noi abbiamo documentazione scaricata anche dalla Camera di Commercio di Hong Kong, cosa che chi fa articoli, parlo di certi giornalisti che magari prendono 300 euro ad articolo, non ne spendono 500 magari per la documentazione, e posso capirli. Quindi a Lion e Rocky, a quello che non fa una O con un bicchiere e a tanti altri diffamatori seriali, signore e signori, i PM di Milano chiedono l'archiviazione dell'indagine sui conti dell'Inter legata all'esposto presentato da Fondazione Identità Bianconera, assenza e totale infondatezza delle accuse. Il fatto non sussiste e non è previsto dalla legge come reato. Con questo, ragazzi, vi saluto, vi rinnovo no, non gli auguri, che vi rinnovo una sega, non vi rinnovo nulla. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Sto migliorando con la nevralgia, ho quasi finito la cura. Torneremo in live serale e ora ci divertiamo. Quindi non a fondazione, perché ho conosciuto comunque delle persone serie, responsabili, una persona seria. Parlo ai diffamatori. Uno, due e tre. Yeah!